generale di tutte le categorie, no? Come è già stato, che io penso, in cui allo sciopero generale delle categorie bisognerà arrivarci certamente, ma perché uno sciopero generale in tutti i comparti dei trasporti? Perché ci sono 70.000 ferrovieri, perché ci sono 110.000 autoferrotranvieri, perché ci sono altri forse milioni di persone che lavorano nella logistica e alcuni sono anche proprietari del mezzo con cui viaggiano e il prezzo l'hanno fatto con il sangue lastricato nelle autostrade italiane sugli incidenti, perché devono pagarselo poi quel cambio, con la concorrenza che arriva tra lavoratori su quel settore. Perché noi dobbiamo essere, noi, perché io lavoro anch'io alla TM di Milano, quindi nei trasporti, dobbiamo essere considerati finalmente un'industria, l'industria della mobilità di merci e di persone. È un'industria, è una delle industrie fiorenti, forse più fiorenti, sulla quale ancora non sono state fatte le speculazioni dovute. Perché? Perché la mobilità di persone forse non viaggia tanto, in minor parte viaggia sulle aerei, viaggia sui nostri autobus e sui treni, attenzione. E ricordiamo che Ferrovie dello Stato entreranno in borsa a breve e si sta qualificando prendendo pezzi di trasporto pubblico locale, perché ha già improntato il 40% della sua privatizzazione, già nel merciandato, e andrà anche nel trasporto merci. Perché entro il 2018, alla fine del 2018, i 110.000 autoferrotranvieri andranno tutti a gara. Anche qui a Milano si farà la gara l'anno prossimo, giusto? Sulla quale si promette un'azienda unica e quant'altro, quando invece il problema è proprio la privatizzazione e la cessione, buttando l'azienda sul piatto verde della. È un'azienda, quindi, è un'industria dove la produzione non si può esportare all'estero, e quindi si sono importate le condizioni di lavoro dell'estero. In primis lo sfruttamento, e il modello è quello dei lavoratori della logistica, sulla speculazione industriale, sul modello industriale da applicare in tutte le altre aziende, ovviamente è quello della vita. Ovviamente è quello della vita, in cui intere generazioni assolutamente vengono sostituite, perché l'unica cosa che si può fare a un tranviere come me da 30 anni per davvero cambiargli il contratto di lavoro, non solo peggiorarglielo pezzo per pezzo, ma davvero renderlo sfruttabile al massimo, ripeto, con un punto di riferimento che sono i lavoratori della logistica, perché è lì che si annoda il maggior sfruttamento. Ebbene, basta sostituirlo, ed è l'unico modo per sostituirlo, e che quindi le privatizzazioni, la parcellizzazione del trasporto serve semplicemente a questo. Questo è il documento che noi lanciamo, per questo diciamo che uno sciopero generale del trasporto debba finalmente far emergere queste situazioni qua, che è un'industria che non se ne può andare all'estero, ma che dall'estero, dai paesi in via di sviluppo, in via di ipersfruttamento, porta le condizioni di lavoro. Ora vi leggo il documento, che per me è aperto ancora, perché non l'abbiamo pubblicato, lo lanciamo qua, il documento che è sostanzialmente la base su cui partiamo per costruire lo sciopero generale del trasporto, tutto, al quale tutti noi dobbiamo essere impegnati perché riesca in tutte le città, anche se noi siamo presenti nel trasporto pubblico locale a macchia di leopardo, bisognerà tutti prendersi carico di andare davanti a tutte le aziende, anche dove non ci siamo, a far capire che questa è un'industria in cui i lavoratori non scapperanno, ma rimarranno lì con le loro diverse condizioni. Scusate, metto gli occhiali. Il 16 giugno 2017, sciopero generale di 24 ore. I trasporti per lo spostamento di persone e merci sono asse fondamentale del nostro paese, che potrebbe rappresentare un volano di crescita e di sviluppo. Da anni si susseguono nel nostro paese la parziale progettazione e realizzazione di piani dei trasporti, che si basano essenzialmente sullo sviluppo di grandi opere infrastrutturali,
soprattutto legate all'alta velocità nel mezzo ferroviario e alla grande viabilità su strada. La pratica delle privatizzazioni in questo comparto si è diffusa pericolosamente e progressivamente, producendo dissesto economico, disoccupazione, minori servizi all'utenza, riduzione preoccupante dei livelli di sicurezza, salari, diritti e di tutele del lavoro in caduta libera. I trasporti dovrebbero rappresentare un servizio accessibile alle persone, garantendo il diritto alla mobilità, sbandierato solo quando i lavoratori scendono in sciopero, complementare alle attività industriali e dei servizi. Per questo dovrebbe essere saldamente sotto il controllo pubblico. Ma si è perseguita realmente la progettazione di un piano organico dei trasporti che da una parte tenesse conto complessivamente dell'integrazione dei vari settori del trasporto e dall'altro delle necessità legate alla sostenibilità sociale ed ecologica di questo fondamentale comparto industriale del Paese. Mai si è perseguita realmente la progettazione di un piano organico dei trasporti che da una parte tenesse conto complessivamente dell'integrazione dei vari settori e dall'altro legate alla necessità sostenibile. I lavoratori da una parte subiscono le scelte aziendali che sono dedicate al massimo profitto, utilizzando leve che puntano alla riduzione dei livelli occupazionali dei salari, della sicurezza del e sul lavoro, della manutenzione del parco macchine, e dall'altra subiscono il monopolio sindacale di CGIL e CISL e UIL, diventati ormai un corpo unico con le organizzazioni padronali. I pochi rinnovi contrattuali a perdere, siglati senza il coinvolgimento dei lavoratori, hanno aumentato sempre più la distanza tra rappresentanza e democrazia. Questo è ancora più evidente dopo la firma del testo unico di rappresentanza del 10 gennaio 2014 tra Confindustria e CGIL e CISL e UIL, al quale purtroppo hanno aderito anche i sindacati di base, e il progressivo attacco al diritto di sciopero, facendo diventare sempre più invasivi i vincoli imposti dalla legge 146. Il continuo smantellamento della competenza del pubblico sulla gestione dei trasporti come nelle ferrovie, nel TPL e nella scellerata deregulation negli aeroporti e nei vettori aerei, ha portato inevitabilmente alla diminuzione dei servizi offerti all'utenza, alla decadenza della qualità dei servizi esistenti, con il conseguente aumento delle tariffe e all'espulsione dei lavoratori dai posti di lavoro. I trasporti, quindi, devono essere di proprietà pubblica e avere finanziamenti certi. Nell'attuale sistema industriale, incentrato sulla distribuzione e vendita di prodotti nei centri commerciali, nei supermercati, nei negozi, nelle stazioni, negli aeroporti, nell'e-commerce, eccetera, il settore della logistica, trasporto merci e spedizioni, ha assunto un ruolo di nevralgica importanza. Per questo, imprenditori senza scrupoli e cooperative anche e soprattutto false, non vedono l'ora di accaparrarsi la gestione degli appalti e, con l'intento di triplicare profitti, hanno imposto situazioni di totale sfruttamento, ritmi di lavoro sempre più pesanti e flessibili, utilizzo di manodopera in nero, condizioni igieniche di sicurezza quasi inesistenti, continui cambi d'appalto al massimo ribasso, salari da fame e il mancato riconoscimento di vari istituti contrattuali e troppo spesso buste paga truccate. A tutto ciò si aggiunge il finanziamento dei fondi pensione chiusi, disciplinati con il decreto legislativo del 5 dicembre 2005 e dall'assistenza sanitaria complementare, con i soldi dei lavoratori, attraverso i rinnovi contrattuali, dove parte dei miseri guadagni e aumenti salariali finiscono nei fondi pensione, nell'assistenza complementare e negli enti bilaterali, mentre si assiste al continuo depauperamento del sistema pensionistico pubblico, dalla riforma Varto del 92 al governo Monti-Fornero del 2011 fino al regalo dell'APE del governo Renzi 2016. Ciò va di pari passo con la diminuzione delle prestazioni sanitarie e della copertura pubblica e l'aumento delle offerte private, la totale distruzione del sistema di solidarietà costruito con la lotta ai lavoratori. Nel settore aeroportuale si denunciano crisi aziendali nonostante che il settore sia in continua crescita, oltre il 4,5% medio anno, in particolare a Malpensa più 10% circa, a Venezia più 10% circa, e l'aeroporto di Marconi
14%, a livello nazionale medio il 5,9% di merci trasportate in più, con un volume più del 2, con un aumento del volume del 2,6% di movimenti aerei. E le aziende scaricano sui lavoratori il peso di una concorrenza selvaggia che non ha tutelato neppure l'utenza. La macelleria nel comparto aeroportuale è uno dei laboratori in cui sperimentare la precarizzazione di massa, l'impoverimento generale e la cancellazione dei diritti di intere generazioni di lavoratori. Gli ammortizzatori sociali finiscono per essere utilizzati per tutelare gli azionisti e finanziare le ristrutturazioni aziendali con il benestare dei governi e dei sindacati confederali. L'accordo proposto in Alitalia, che confermava gli esuberi e il mancato rinnovo dei contratti a termine, senza un piano di rilancio, in lo sfondo di un piano generale del sistema aeroportuale che deve superare la logica della concorrenza, deregulation, porta inevitabilmente ad assistere definitivamente al declino del vettore aereo e del sistema aereo in Italia. Perché il continuo ridimensionamento di Alitalia sul mercato domestico e su quello intercontinentale, anche in presenza di un intervento finanziario attraverso aumenti di produttività e di carichi di lavoro, diminuzione di salario e di cassa integrazione, non porta a nessun rilancio, ma apre ulteriormente il mercato italiano, e non sempre la compagnia low cost, si vede Ryanair, che trasporta oltre 130 milioni di passeggeri, diventando il primo vettore aereo in Italia. In questo caso, con il più classico ricatto del lavoro, è stato gestito il referendum in Alitalia, al quale gli aeromotori hanno risposto no. Il no dei lavoratori all'Italia ci dice che si vuole resistere contro i soprusi di chi in questi anni ha mandato in fallimento all'Italia, all'Italia CAI, all'Italia SAI e l'Italia intera. Contro i governi padronali, sfiduciando CGL, CISL, UIL, UGL e compagnia cantante, e le associazioni professionali diventate a pieno titolo complici del capitale. Diventa importante sostenere le lotte di questi lavoratori, non è pensabile che i lavoratori di Alitalia e l'anno prossimo quelli degli lavoratori autoferrotranvieri e l'anno successivo ancora i ferrovieri possano gestire una battaglia da soli e isolati in questo senso. Il 16 di giugno sciopero generale dei trasporti pubblici.